Torniamo a parlare di vocazioni, quest'oggi con una sorpresa, un graditissimo ritorno, quello di Padre Giovanni Sanavio. Benvenuto, Padre Giovanni. Grazie, ben ritrovata Anne, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Teleradio Padre Pio. E allora, chi ci seguiva tempo fa sapeva che questo spazio era curato da te prima di Padre Pasquale Albisini. Poi, insomma, c'è stato il passaggio di staffetta. Siamo contenti anche di Padre Pasquale, sicuramente lui ci fa compagnia ogni settimana, però, insomma, ritrovarti per noi è una gioia. E lo ricordiamo per chi non lo sapesse, Padre Giovanni si trova in questo momento in Polonia, e precisamente a Cracovia, giusto? Esattamente, nel sud della Polonia, Sì. nonostante il fuso orario, ah no, no, è lo stesso orario, tranquilli. No, perché no, è per smitizzare una idea di Polonia dall'altra parte del mondo, tutto qui, ecco. Infatti, più o meno la temperatura è la stessa, l'abbiamo commentato prima, insomma, il clima è molto simile. Però tu cosa ci Sì. fai lì a Cracovia, Padre Giovanni? Cosa ci faccio qui? L'obbedienza. E soprattutto la missione, la vocazione di religioso che mi porta a essere a disposizione di tutti quelli che si ritiene più in difficoltà. E qui in Polonia c'era bisogno di una mano in più ed eccomi qua, insomma, mi sono dato disponibile, via. Allora, noi da quando, insomma, ci vedevamo, grazie a questo spazio, abbiamo cambiato un po' di cose, insomma, abbiamo fatto dei passi avanti. Infatti adesso abbiamo la possibilità di collegarci via Skype, quindi ti vediamo proprio dal vivo, se così si può dire, e non soltanto attraverso una fotografia. E ci fa molto piacere, ecco, anche questo passaggio, di tecnologia, insomma, avanzata. Padre Giovanni, allora con te intanto facciamo la stessa cosa che facciamo con Padre Pasquale ogni lunedì. Cioè, Basta che non ti confondi con i nomi, perché no, spero di no, per ora va bene. Poi intanto me lo sono Ah. scritto qui proprio grande. Ok, Il problema dai. ce l'ho con Padre Pasquale, poverino. E allora, facciamo, dicevamo, un salto anche nel sito curato dai padri rogazionisti, vocazioni.net come sempre, e ne prendiamo qualcuno di articolo. Poi parleremo anche della tua esperienza lì in maniera più approfondita, magari anche dei prossimi impegni, gli impegni futuri. E allora, il primo articolo, Apostoli di Misericordina. La Sì, conosciamo tutti, la famosa medicina che Papa Francesco ha consigliato per far stare meglio. In questo caso, però, ecco, non tutti sanno, che l'idea non è venuta esattamente a Papa Francesco, ma a qualcun altro, vero? esatto, e qui torniamo, come si dice a Cecio, torniamo in Polonia, ecco, perché l'idea base, l'idea principale, certo, la notizia è un po' datata, ma può aiutarci a entrare meglio nello spirito della trasmissione di oggi. Proprio dicevo perché l'ideatore di questa medicina di cui il Papa è stato un testimonial d'eccezione è un seminarista, Blażej Kwiatkowski, che da Danzica, a Danzica, nel seminario maggiore di Danzica, pensava che cosa regalare ai giovani che frequentavano i ritiri spirituali che, come in ogni seminario, si fanno anche lì. E allora gli venne l'idea di costruire, tra virgolette, questa medicina particolare. Aveva messo nella scatoletta un rosario, una immaginetta della Divina Misericordia, qualche frase di Santa Faustina e ebbe un discreto successo. Poi, chiaramente, grazie al nuovo elemosinere e elemosiniere pontificio, Monsignor Konrad Krajewski, qualche giorno fa, tempo fa, ecco, il Papa ha accolto l'idea, appunto, di Monsignor Krajewski di distribuire questa medicina spirituale. E ha avuto un enorme successo. 25.000 scatole regalate, ma il bello è che come è stata fatta questa scatola e il contenuto, cioè le corone sono state costruite dalle guardie svizzere, dalle loro famiglie, dalle suore che lavorano con la guardia svizzera e pregando. È come dire, una preghiera che si fa concreta e poi si diffonde nel mondo a macchia d'olio. Questo è il
il senso principale. Così che, come diceva Papa Francesco domenica, non dobbiamo tanto aspettarci il giorno del giudizio, ma ci prepariamo al giorno della pace, il giorno della grande misericordia. Ecco, dobbiamo pensare a questo più che alle cose brutte. E allora, come una perfetta scatola di medicina, contiene anche il foglio illustrativo per le modalità, insomma, per l'uso, il famoso bugiardino, no? Qualcuno lo chiama così. E questo è consigliato, questo medicinale è consigliato ovviamente alle persone in difficoltà che combattono con il peccato, con le tentazioni, per coloro che hanno problemi a perdonare e anche per coloro che vogliono ringraziare e lodare Dio la sua misericordia. Dove si trova questa medicina? Perché qualcuno magari si reca anche in farmacia. Fantastico. Si trova ovviamente nelle librerie cattoliche principalmente, però ho avuto notizia da Roma che a Roma sono finite, quindi bisogna recarsi in città limitrofe per trovarle, ma credo che non sarà questo digiuno spirituale, non sarà lungo, presto lo ritroveremo anche a Roma nelle librerie cattoliche. E si può farne uso comunque di coroncine che si hanno anche in casa, insomma, non è che sì, è soltanto quella che fa bene. È stata una sottolineatura che ha voluto dare il Papa, proprio su suggerimento, ripeto, di Monsignor Konrad Krajewski, che a nome del Papa sta facendo un sacco di elemosine per sfatare anche quel pregiudizio che c'è in giro, per cui nella Chiesa arrivano tanti soldi e non se ne fa niente, va sempre nelle solite tasche. Invece no, in una recente intervista ha raccontato proprio Monsignor Krajewski come l'intento dell'elemosineria è quella di rimanere con le casse vuote, sempre dare, e non dare solamente economicamente ma anche spiritualmente. Ecco il significato di questo gesto del rosario regalato, un rosario che, come dicevi tu, è un segno che aiuta a pregare. E questa preghiera può essere fatta con qualsiasi rosario, non è che quel rosario ottenga grazie superiori a quelle altre, però fa bene vedere in un mondo pieno di informazioni di tutti i tipi questo lancio religioso, lancio spirituale che ha avuto questo appunto testimonial di particolare, è appunto il Papa, per far vedere che Dio anche su queste cose può intervenire con semplicità, tranquillamente e per il bene di tutti noi. E poi, Padre Giovanni, è stata significativa anche la giornata in cui è stata consegnata questa medicina, la giornata in cui si chiudeva l'anno della fede. Voi sì. Lì a Cracovia come l'avete celebrato questo anno particolare? Beh, ci sono state diverse iniziative qui in Polonia. La frequenza alle liturgie è sicuramente superiore che in Italia, e l'attenzione a questi eventi è sottolineata in maniera maggiore. Ci sono state tante iniziative, ma giusto per dire l'ultima, ecco, qui al Santuario della Divina Misericordia, perché ricordo che noi padri rogazionisti abbiamo la casa a 100 metri dal santuario, quindi veniteci a trovare, insomma, non siamo tanto lontani da questo luogo santo. E in questo santuario della Divina Misericordia si è concluso l'anno della fede, sabato e domenica sono state celebrate diverse iniziative ed era la partecipazione era notevole davvero. Immaginiamo, noi verremo probabilmente a trovarti, o tanti di noi verranno lì a trovarvi, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si celebrerà proprio lì. E qui c'è un legame fortissimo poi con Giovanni Paolo II. Certo, non si può parlare della Polonia senza parlare di Giovanni Paolo II. Anche ogni polacco ha nel cuore il Giovanni Paolo II, il grande, lo chiamano qui.
E in ogni omelia c'è un riferimento a Giovanni Paolo II per ricordare ad ogni polacco, il cui spirito è decisamente, il polacco è una persona fiera, una persona forte, una persona che vuole toccare con mano la fede, vuole toccare con mano Dio presente giorno per giorno. Ecco perché c'è questo grande legame anche col Papa che ha concretizzato la fede polacca e l'ha fatta vedere a tutto il mondo. E quindi ci saranno diverse iniziative, non solo a Roma, ma anche qui via in streaming. Si potrà seguire proprio qui vicino al Santuario della Divina Misericordia, c'è un grande spiazzo, ma anche altre diocesi lo faranno. Ci sarà una beatificazione bis, canonizzazione bis, vogliamo dire, in contemporanea si darà la possibilità a tante persone che non possono venire a Roma di seguirla da qui. Noi magari in quell'occasione avremo modo di risentirci, di rivederci, di ricollegarci via Skype, E almeno come no? questo ce lo devi Facciamo concedere. l'inviato speciale col Esatto, telefonino, magari, no? sarai tu il nostro corrispondente proprio da lì, ormai l'hai detto. E allora, l'articolo di cui abbiamo parlato finora era intitolato Apostoli di Misericordia e si trova sul sito vocazioni.net. Poi ce n'è un altro che racconta la tua stessa esperienza di un indiano che è altrove per svolgere la sua missione, la sua vocazione. Di che cosa si tratta? Beh, praticamente c'è l'esperienza vocazionale, più che vocazionale, ecco, l'esperienza di missione di padre Benjamin Gaspar, che è un indiano, un sacerdote, un seminarista indiano, adesso è diacono, che è stato intervistato da Der Spiegel, un giornale tedesco, perché non è successo che qualche tedesco, qualche prete cattolico, qualche missionario europeo sia andato in India. Questa volta è il contrario. L'indiano è venuto in Germania, da noi, nella nostra cattolicissima Europa, perché le difficoltà ministeriali apostoliche qui stanno diventando tante. E allora adesso sono i popoli in via di sviluppo, o i popoli che venivano chiamati in via di sviluppo, che mandano da noi i loro missionari. E lui l'ha saputo nel 2012, quindi un anno fa, un anno e mezzo fa, ha saputo che doveva andare a Münster, nella Germania. Dice, dove sta sto paese? Però l'ha accettato in spirito di obbedienza e sta facendo un ottimo lavoro. Ecco, un po' come ecco, volevo parlare di questa piccola esperienza proprio perché si collega anche, so Cosa cosa si significa? prova, ecco, sì, cosa significa. Ecco, voi rispondete sì a qualsiasi chiamata, insomma, arrivi dall'alto, ma ci sono delle difficoltà a cui andate incontro. Tu, per esempio, quali difficoltà hai incontrato? Sicuramente quella della lingua, perché poi magari faremo un test per vedere se lo sai parlare, il polacco. Eh sì, poi riceverò chissà quante telefonate che mi Per noi dicono, dovevi dirlo meglio, non era come andrà bene lo dicevi. stesso, puoi parlare anche cinese, sarebbe la stessa cosa. Appunto, appunto. Era una Sì, difficoltà questa, per esempio? sicuramente è una difficoltà, almeno per questa zona d'Europa. Il polacco viene detto è la seconda lingua più difficile dopo il cinese. Ecco, spero che, ma veramente dipende da come ci entri dentro un paese, dentro una nazione, dentro un mondo diverso dal tuo. Io l'ho accettato volentieri e sto vedendo da questo punto di vista che mi trovo bene. E certamente le difficoltà maggiori sono il fatto di dover ripartire come sacerdote, dico, no, pastoralmente quasi da zero, perché non puoi confessare, non puoi fare direzione spirituale, ma il Signore che è furbo, che non si lascia, non si fa non si perde d'animo, ti dà tante altre possibilità, la tua testimonianza, il tuo modo di fare. Anche le collaborazioni che dai ai confratelli diventano tutte occasioni in cui vedi che Dio opera.
E poi siamo a due passi dal Santuario della Divina Misericordia, dove insieme a tante persone ti metti a pregare, intensifichi il tuo rapporto con il Signore e tante volte al di là delle parole, ecco, arrivano dei segni, arrivano delle persone che ti si avvicinano, che dicono, ah, tu vedo che sei italiano, possiamo parlare un po'? Ta, di caspita. Visto che gli italiani che si lamentano sempre sono dappertutto. Quindi davvero tante difficoltà che possono sembrare insormontabili diventano secondarie se le affronti con lo spirito giusto. Quindi hai incontrato anche tu gente italiana, insomma. È pieno di italiani qua. Ah, sì, quindi insomma ti Sì, senti un po' a casa poi dopo tutto, almeno. dai. Sono contenta, siamo contenti per questo. Noi, e so che hai anche un invito cartaceo da mostrare per tutti quelli che magari vogliono Sì, venire sì, lì, sì. andranno da Padre Giovanni perché alle porte aperte ospita tutti. Sì, non è molto professionale come invito, però insomma, ecco, qui metto Ci qualche piace un pecala. sacco, ci piace tantissimo. Verremo a trovarti a Cracovia. Mi Perfetto. raccomando. Va benissimo. Padre Giovanni, ascolta, Sì. è come quando ci si ritrova, no? Dopo tanto tempo ci si fa anche un regalino. Tu hai dato a noi un video. Di che cosa si parla in questo video che mostreremo tra breve? Beh, sono una serie di video e di foto in cui racconto praticamente che cosa facciamo noi rogazionisti qui in Polonia. Perché poi proprio in Polonia? Perché 20 anni fa, quando abbiamo iniziato, c'erano ancora tracce del passaggio del comunismo, quel comunismo cattivo, becero, che preferisce rendere la gente povera, senza vita. E c'erano quartieri di Varsavia che erano pieni di bambini abbandonati, di alcolizzati, eccetera. Lì abbiamo voluto, nonostante fossimo in difficoltà vocazionale, anche noi rogazionisti, abbiamo detto non ci chiudiamo in Italia. Vogliamo, anche se siamo pochi, anche se non, tante volte ci mancano a noi sacerdoti, ne regaliamo qualcuno lì dove ce n'è davvero di bisogno. E allora hanno mandato i primi due rogazionisti, padre Vladislao e padre Matteo, in Varsavia. E la nostra generosità è poi stata premiata con dei ragazzi, delle vocazioni, che non eravamo partiti per cercare vocazioni, ma per servire. E poi sono venute. E allora ecco l'idea, 6 anni fa, di fondare Cracovia. Cracovia in mezzo a due grandi santuari, il santuario della Divina Misericordia, qui a 100 metri, e a 500 metri, quindi siamo proprio in mezzo, il centro Giovanni Paolo II, un nuovo santuario dedicato a Giovanni Paolo II che è vicino a noi. In questo luogo, carico di spiritualità, noi accogliamo i giovani che vogliono fare discernimento vocazionale, accogliamo pellegrini e ci diamo disponibili per aiutare nelle parrocchie e per curare i gruppi di preghiera vocazionale o anche aiutiamo a far pregare congregazione, laici, eccetera. Per le vocazioni, perché ci siano tanti santi come Giovanni Paolo II, come Santa Faustina. E ti garantisco che anche se questo è un paese cattolico di cui si dice, ah, ma non ci sono problemi vocazionali in Polonia, hanno bisogno di pregare, di sentire parlare di misericordia, di sentire che c'è bisogno di santi e che loro possono diventare santi. E questo noi lo predichiamo giorno dopo giorno e vediamo i risultati. Adesso, per dire in seminario, qui da noi abbiamo tre candidati che si stanno preparando a diventare rogazionisti. Quindi tu da quanti anni sei lì? Da un paio d'anni, se non mi sbaglio, forse anche di più. Sì, dall'agosto 2011. E in questo periodo hai sicuramente visto passare sotto diverse vocazioni o comunque diversi Certo. ragazzi che si preparavano a questo, a dire sì. Sì.
Certamente sono caratteri, personalità diverse da quelle italiane, ma sono persone che volendosi avvicinare di più a Dio, toccare Dio, trovano in noi un punto di riferimento fondamentale e sanno cercare con tutto il cuore la loro vocazione. Noi li aiutiamo. Certamente noi offriamo a loro la possibilità di discernere, di capire qual è la loro vocazione. Noi non vogliamo che diventano vocazionisti per forza, vogliamo che scoprano la loro vocazione e questa è la nostra carta vincente. Questo mi fa anche me essere ancora più felice per essere qui in questa comunità nella quale con padre Casimiro e padre Vadislao stiamo lavorando a livello umano e a livello spirituale. Siamo contenti. Sono contento della mia comunità e di essere sacerdote stando qui. Ringrazio il cielo per questa esperienza, davvero. E per questo fatto, sicuramente per il fatto che tu, insomma, ti mostri contento, con la gioia nel cuore, saranno contenti anche loro della comunità, perché comunque trasmette tanto il sacerdote soddisfatto. Sì, certamente. Poi bisogna domandargliela loro. Magari lo faremo. L'ambiente in cui ci muoviamo è molto familiare, ripeto, nelle immagini che ho offerto, ci sono anche viene anche mostrata la nostra casa e i ragazzi si trovano bene, devo essere sincero. Poi quello che vuole il Signore su di loro, noi lo faremo tranquillamente, non ci sono remore da parte nostra. E allora, Padre Giovanni, vivremo insieme la canonizzazione di Giovanni Paolo II, ormai abbiamo strappato la promessa, e poi più in là, se Dio vuole, se saremo ancora qui tutti, anche la Giornata Mondiale della Gioventù. Perché Certo, è così, insomma, non si può fare a è meno. vero, Non, non dobbiamo possiamo approfittare. dimenticare, ecco, facciamo pubblicità, venite tutti in Polonia nel 2016 perché qui a Cracovia si farà la giornata mondiale della gioventù. Perfetto, con questo invito che tornerai a farci anche nei prossimi giorni, magari ci ritroveremo in collegamento Skype al posto di Padre Pasquale, che sicuramente ti cederà volentieri il posto, perché poverino ha questo impegno gravoso ogni settimana, insomma ci rendiamo conto di essere anche un po' pesanti in questo, ma noi lo ringraziamo per l'impegno che ci mette. Ti diamo appuntamento quindi alla prossima volta, chissà quando, magari presto. Va bene, ci mettiamo d'accordo come abbiamo fatto questa volta e spero proprio che ai nostri telespettatori l'avvicinarsi, lo stare vicino allo spirito della preghiera per le vocazioni possa dare tanta tanta fiducia contro tanti pregiudizi e contro tante notizie, tante sottolineature negative che vengono lanciate nel mondo d'oggi. Ecco, sapere che ci sono persone che ci credono e che pregano e che la preghiera è la soluzione a tutte i mali, a tutte le difficoltà, e il fidarsi della provvidenza, il fidarsi, l'essere misericordiosi, perdonare. Questo apre strade sconfinate? Beh, ben venga, ecco, questa trasmissione e io, ma magari nelle prossime trasmissioni, appunto, potrò raccontare anche di fatti concreti nei quali lo spirito vince sulle paure, sul terrore, anche sulle preoccupazioni molto concrete. E ci vuole proprio, fa bene questo spazio, hai ragione a sottolinearlo, Padre Giovanni, grazie ancora di cuore, ti Ecco. ringraziamo davvero, siamo stati felici di rivederti soprattutto. E allora alla prossima. Cioè? Alla prossima, come si dice qui, dovizenia, ci vediamo, ecco, così. Perfetto, allora il polacco l'ha imparato, grazie. Ciao Padre Prego, Giovanni, ciao. ciao.